Chiudere al traffico via America Mari è una follia, significa condannare alla chiusura tutte le attività commerciali che esistono nella zona e che sopravvivono da anni fra gli stenti della crisi. L'opinione è generalizzata fra commercianti e residenti della via Mari, la grande arteria che collega l'ingresso principale del porto di Palermo alla centralissima piazza Politeama. E tantomeno sarebbe possibile chiuderla sotto le feste di Natale, quando cioè bisogna fare qualche affare fra regali e turisti che sbarcano. La chiusura per il momento è stata sospesa dopo un giorno e rinviata, ma il problema si ripresenterà a breve. Una chiusura completa è un grosso problema, dice un residente che preferisce restare anonimo. Chi abita in zona si trova nell'impossibilità di uscire o rincasare, o dovrà lasciare il proprio mezzo lontano da casa in balia di ladri e vandali. Non si riesce a vendere più nulla, dice un commerciante. Anche quando i clienti riescono in qualche modo ad arrivare in zona, la confusione, il rumore, la polvere sollevata dai lavori e la sporcizia in genere li fa subito scappar via. Se chiudono la strada, il sindaco deve fare qualcosa per aiutarci. La situazione è davvero insostenibile, racconta invece una mamma che vive in zona ma ha anche un'attività nella stessa zona. Tanto che se devo prendere i bambini davanti alla scuola non posso passare nemmeno con la macchina per un tratto breve, devo tutto farlo a piedi. La situazione più difficile è quella delle botteghe che sorgono proprio a ridosso degli scavi e fra questi c'è anche un albergo. Io che sto davanti ai lavori non riesco a gestire il servizio alberghiero per i turisti, dice l'albergatore. Non considerano che questo è l'ingresso di un hotel.